Due derby vinti, uno in campionato ed uno in coppa, due partite e due successi nel torneo di Serie C, ed un primo posto che fa sognare. Provate a fermarlo voi il rende di Bruno Trocini. In questo avvio di stagione, quello che ha segnato il ritorno tra i professionisti del gruppo biancorosso, nessuno ancora ci è riuscito. Neppure l'Akragas, che ieri ha fatto di tutto, anche due gol, per rimandare a casa i Silani con un pugno di mosche, ma con scarsi risultati. Perché alla 90esima è ancora il rende ad esultare con la rimonta firmata Actis Goretta, Franco e Rossini. Rende sorride e Cosenza piange a dirotto. L'altra parte della provincia Abruzia di Serie C incassa la seconda debacle di fila, questa volta in casa contro la Paganese, e resta ferma a 0 punti in fondo alla classifica. Fatale il finale del primo tempo ai lupi, con 2 gol subiti in un minuto e partita praticamente chiusa. L'aveva riaperta invece al Granillo Benedetti con una splendida punizione che aveva ristabilito gli equilibri tra Regina e Catanzaro dopo la rete amaranto di Sciamanna nella prima frazione. Una pennellata tanto bella quanto inutile, quella dell'attaccante gelorosso, vanificata dallo splendido assist di Mezzavilla per Porcino, che davanti a Nordi non sbaglia, chiudendo gioco e partita. La partita ce l'avevamo in pugno, era nelle nostre mani, quindi ci sanno poi che gli episodi determinano le partite, ma ritengo che sia stato, soprattutto il secondo tempo, abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, quando la squadra stava approfondendo il massimo sforzo per ottenere il vantaggio. L'unica tra squadra e tifosi, che poi sono anche senza di calcio. Lui, io, allenatori, il resto, contano poco. Chi va in campo, chi riflette sugli spalti, sono i protagonisti principali di questo sport. Oltre ai società che parlano. Alessio Pompasso per la Cinius 24.